Ma consentitemi innanzitutto di farlo anche attraverso di voi, perché l'ho già fatto stamattina all'alba con una telefonata a Gino Sorbillo, di esprimere la vicinanza e la solidarietà mia personale, della Giunta e dell'amministrazione, ma della stragrande maggioranza dei napoletani, che è fatta di gente per bene, ma anche, consentitemelo, la solidarietà e la vicinanza a tutti gli operatori economici, imprenditori e persone che quotidianamente continuano a essere comunque vittime di violenze. Ovviamente parlo di Napoli, ma questo accade, ahimè, non solo nella nostra città. Ed è importante sottolineare questo, perché dà ancora più valenza al quanto di straordinario sta accadendo nella nostra città grazie ai napoletani, che stanno sempre di più difendendo la città. Non avete idea di quante telefonate ho ricevuto stamattina e messaggi di iniziative che si vogliono mettere in campo per stare vicino a Sorbillo, ma attraverso Sorbillo a stare vicino a tutti gli imprenditori, gli operatori economici, commerciali, i cittadini che stanno investendo nella città, che insieme a noi credono fortemente nel riscatto culturale e mai come in questo periodo storico vengono respinti nel luogo di destinazione da cui provengono queste decisioni gli atti criminali e vili che sono stati commessi. Mai come in questo momento c'è la possibilità di unire tutte le forze per contrastare il crimine. Però consentitemi una sottolineatura: non a caso ho parlato di forze napoletane, e quando forze napoletane ovviamente mi riferisco anche alle forze delle articolazioni istituzionali che non dipendono dal Comune di Napoli e che operano a Napoli, che sono sempre stessi. I ministri si sono succeduti, le promesse degli ultimi tempi del governo del cambiamento sono anche diventate più roboanti rispetto a quelle del passato. Noi ci siamo ascoltati con grande attenzione le parole roboanti del ministro Salvini, che per ben due volte ha presieduto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e credo che ricordate anche voi che si era impegnato a far arrivare in città più poliziotti, più carabinieri e più guardie di finanza. Questo allo Stato non è ancora per nulla accaduto. Per la verità li vediamo quando viene il ministro Salvini, che pare essere circondato da centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri. Quindi noi attendiamo ancora, la coperta è ancora corta, ringraziamo le forze dell'ordine e la magistratura per quello che fanno, auspicando nello stesso tempo che per questa, come per altre vicende, i tempi delle investigazioni e delle indagini e dei procedimenti penali e dei processi possano essere anche i più rapidi possibili, perché delle priorità in città ci sono. Io vorrei che tutti quanti comprendessero che cosa è significato oggi far diventare Napoli una delle prime città al mondo per cultura e turismo. Qua non dobbiamo ringraziare nessuno, se non noi stessi, e per noi stessi intendo la città, i napoletani, e consentitemi dire questa amministrazione. Forse è venuto il momento che soprattutto chi è sempre pronto a giudicare e a valutare da altri punti di vista faccia un po' meno chiacchiere e un po' più fatti per questa città, perché a partire dalle promesse sulle forze di polizia, a finire agli impegni sulla legge di bilancio, finora non solo abbiamo visto solo chiacchiere, ma al di là di qualche piccolo fatto sul quale posso anche ritornare, la stessa legge di bilancio continua ad avere decisioni assolutamente discriminatorie anche nei confronti di questa città, ad esclusione di due obiettivi. Uno, che sapete, è quella della conquistata eliminazione della sanzione, ma quello là era una cosa che se non accadeva ci sarebbe stato, credo, la presa della Bastiglia da parte nostra. La seconda è l'autorizzazione che abbiamo avuto delle uniche aumenti di forze in campo, che sono i nostri poliziotti municipali. Ne dovevamo prendere 100, purtroppo dalla graduatoria tanti ne avevamo chiamati, ma altri evidentemente nella vita hanno deciso di fare altro. Ne abbiamo avuti 53, di questi 53 qualcuna è in maternità, effettivi entreranno in servizio tra qualche giorno 45, di cui ho fortemente voluto, tranne qualcuno che deve andare a coprire degli uffici che erano sguarniti e che non potevano, se arrivasse a questo risultato, insieme al comandante della polizia locale e all'assessore Clemente, si sarebbero bloccati proprio il funzionamento degli uffici. Il restante personale, 36 unità, la matematica non è un'opinione, 6 per 6 fa 36, li abbiamo destinati tutti, saranno destinati tutti alle periferie, ma parliamo di 6 unità a periferie. Quindi questo è il quadro. Quindi noi penso che nei prossimi giorni faremo delle mobilitazioni importanti, che mi sono state sollecitate da cittadini, esponenti delle municipalità, pizzaioli,
Ho avuto delle telefonate molto belle, messaggi stati di pizzaioli che vogliono mettere in campo iniziative di solidarietà, quindi credo, e chiudo, che non passeranno. Cioè chi ha fatto quest'atto vile, mi auguro che venga, oltre il criminale, venga individuato, che si abbia la forza di denunciare da parte di tutti e che si crei una rete di solidarietà nei confronti delle persone che con coraggio stanno investendo in questa città, perché in questa città finalmente l'economia gira, gira forte e si stanno creando migliaia e migliaia e migliaia di posti di lavoro. Ecco perché chi fa questi atti criminali, oltre a essere un criminale, è uno che è profondamente, intimamente contro la città di Napoli, quindi non è un napoletano. Per me, che ha fatto una cosa di questo e che fa cose tipo questo, non è un napoletano, quindi va espulso da una città rifugio, cioè una città che accoglie deve espellere i criminali. Ma non immediato. C'è una recrudescenza, ma ci vuole molta attenzione, e qua lo dico non solo da sindaco, lo dico da ex magistrato, nella convinzione che in questa città ci sono altissime professionalità nella magistratura e nelle forze dell'ordine. Questo che dico a voi in maniera più dettagliata, ho anche detto più volte nei mesi scorsi nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quando una città si mette in moto con questa potenza, quando l'economia reale e non finanziaria e fittizia comincia a girare, quando si creano migliaia di posti di lavoro, quando si investe, bisogna avere gli occhi non aperti di più, perché bisogna evitare qualsiasi ipotesi di riciclaggio di denaro sporco da una parte, di racket, estorsioni e attività come queste dall'altra. È chiaro che il crimine vive di analisi, di attenzioni, di investimenti, di fiuto, e quindi non è che stanno a guardare, così come i criminali passano, come dire, anche nei loro investimenti, no, l'abbiamo visto nel mondo dell'ambiente, quando hanno cominciato addirittura a investire nel settore dell'energia alternativa, vuol dire che non stanno a guardare quello che accade nella città. Qua ci dobbiamo però affidare alle forze dell'ordine e alla magistratura, che fanno un grande lavoro e che io ho auspicato e auspico come sempre anche tempi rapidi, perché poi anche in questo secondo me bisogna mettere in campo delle priorità. Io credo che questa sia una priorità, cioè stare molto vicino a quello che sta accadendo in città, perché in città sta accadendo qualcosa di straordinariamente positivo che non si era mai visto. Cioè Napoli non aveva mai raggiunto i livelli di vertice culturale e turistico, e quindi di movimento dell'economia e di posti di lavoro come in questo momento. Quindi questa è una certezza, non è un'opportunità. Noi lavoriamo sul piano della legalità, della giustizia, dell'economia reale, del riscatto della città. È chiaro che ci sarà una minoranza, che però è molto forte, molto agguerrita e molto organizzata, che cercherà, come dire, di infilarsi in questa evoluzione della nostra città. Quindi spetta a noi qua dentro non consentire mai che entri il crimine nel condizionare la politica, spetta ad altri vigilare sulla città per prevenire determinati reati, ed altri ancora per fare analisi investigative, individuare alcuni filoni criminali e possibilmente reprimerli, no, a distanza di 10 anni con i processi, magari in tempi un po' più rapidi.